Bentornati su Kibi Game, dodicesimo episodio della serie Alice in Madness Return. Siamo a Londra, presente, devo andare a casa di Radcliffe, l'avvocato. Quindi partiamo. Solito ambiente, qui un ambiente di classe media direi, eh. Occhi aperti, Bill. Già, davo un'occhiata in giro. Niente per ora. La zona è piena di sbirri per quei dannati omicidi. Di chi è opera? Per sapere questo tipo di cose devi sapere dove ascoltare. Oggi fai il timido, eh? Non sono il tuo spione. Datti un po' da fare. Ho l'impressione che parli in un cieco squadratore. Ma d'altronde, quando tutte le prostitute sono in questo posto, non dovrebbe essere mancanze. Qui che c'è? C'è una bara, qualcuno è morto. Condoglianze. Ma sta sorridendo il tipo, vabbè. Salve. Lei fa il palo. Per questo le stringerei volentieri la mano, signore. Considerando la natura dell'offerta, mi sembra molto più che generoso. Sa come conquistare il cuore di una donna, vero? Ma a meno che non sganci un po' di grana, è tutto quel che avrà. Scommetto che possiamo trovare un accordo. Ti do di più se la smetti di parlare. La mia bocca è cucita. Oh, non era questa l'idea, tesoro? Oh, che proposte indecenti. Però sono prostitute di lusso queste. A parte che... brutte come il peccato, però... tutti uguali sono gli... guardate. Tutti uguali. Le donne no, ma gli uomini sono tutti uguali. Questo è solo più giovane. Avvocato Radcliffe. Sì? Chi è? Alice Liddell, signor Radcliffe. Ah, sei tornata. Immagino sia meglio che tu salga. Il chiavistello. Casa di Radcliffe. Un po' di roba asiatica, vedo, no? Ha una mano. Il cappello! C'è un cavolo qua. Nessun easter egg. Anche perché non posso fare niente, quindi non posso picchiare, non posso fare niente. Vabbè. L'antica pergamena ha i caratteri disegnati con la china che, secondo Radcliffe, è stata inventata secoli fa dai cinesi mescolando fuligine, olio per lampade, gelatina di pelle di asino e muschio. Sa delle cose stupefacenti. Gelatina di pelle di asino. Mai sentita. Secondo Radcliffe, capace di rendere noiosi anche argomenti affascinanti, la spada curva, una katana Meitu del XVI secolo e la corta Wakizashi erano usate dai samurai giapponesi. Viva la mia ignoranza, non sapevo niente. Secondo il signor Radcliffe, la porcellana del regno Zhuang è la migliore della dinastia Ming, forme stupende, colori migliori e decorazioni più pregiate. Già sento parlare della dinastia Ming, ma il regno Zhuang, non so, mai sentito. Qui? Quindi noi sappiamo che sto qua è un fanatico delle cose cinesi. Infatti anche la vestaglia cinese. Lei ha il mio coniglio.
Hai scordato le buone maniere? E cos'altro mi chiedo? L'hai abbandonato al manicomio di Rutledge, mia cara. Ne abbiamo già parlato. Stizzita come al solito. Trasuda negatività e accuse senza senso. Avrai rubato il suo coniglio. Che pretesto ridicolo. Di nuovo con la storia dell'incendio. Quella folle vuole parlare solo di questo. In base al mio rapporto, la sua famiglia è morta per una sventura. Ma lei dice di no. Continua a parlare di ricordi che la uccidono. E dice che vuole sapere la verità. Si presume che l'incendio sia scoppiato nella biblioteca quando il gatto ha rovesciato la lampada. Le fiamme hanno intrappolato i genitori e la sorella di sopra. Sua sorella Liz non ha mai aperto la porta. È morta nel suo letto. La colpevolezza del gatto la fa impazzire. Nega la cosa. Non ha senso, non può essere, eccetera. Vabbè. Dall'inizio sospettavo che Alice fosse una piromana. Era fissata con il fuoco. Sa che non può vederlo. Una volta le ho fatto notare che forse poteva aver avuto un ruolo più grave nella tragedia. Mi è venuto un attacco psicotico. Gli ho spaccato la testa. Io volevo... Il cervello che mi è rimasto esploderà. È da pazzi pregare per allucinazioni migliori. Forse il mio destino è quello di spirare qui. La mia domanda è, gli ho spaccato la testa? Chi? A Radcliffe gli ha spaccato la testa? Quindi Radcliffe è morto? L'ha ucciso Alice? Tutti i beni mobili e gli effetti sono spariti, non rimangono cartacce di polvere o odori di tabacco. Nemmeno l'ombra del rapporto del Connor o del mio coniglio. Dannazione. Beh, quindi sicuramente l'avvocato è morto. Radcliffe è morto. Per quale motivo è morto? Non lo sappiamo. Sembra questa cosa qui. Sarebbe interessante scoprire perché. C'è un buco, non so, due buche nel soffitto. Strane, eh? Qui c'è un piatto rotto. Andiamo di sotto. La barricata scoraggia gli abusivi e suggerisce che non ha venduto tutto. Una semplice partenza di fretta. Non posso entrare per di qua. Non mi ricordo che questo posto aveva una porta sul retro che dava sul vicolo. Ah, quindi questa è la porta principale. Quella dove io pensavo di essere entrato. Questa è quella stanza piena di roba cinese, giusto? Sicuramente ho già visitato questo posto, ma questo scorcio non mi ricorda nulla. Forse hanno scostruito un edifici, forse è estate, forse l'ho distratta. Acqua. Noi da qui usciamo sul vicolo, quindi... E miracolosamente la porta si chiude da sola. Vabbè. Ma tutta questa nel tempo siamo stati dentro. Impensabile. Guardate qua. La statua. È la mucca. Ma. Funghi giganti. Che clima, gente. Di male in peggio. Cos'è
Cioè, la realtà sta fondendo col paese della meraviglia. Questa dannata rovina! Il paese delle meraviglie è devastato! Cerchi rifugio dal mondo malvagio? Forse le cose sembrano solo andate all'inferno. Tu non sei un gran bugiardo e io non sono tanto stupida. Ma qualcosa di meno catastrofico sarebbe stato ben accetto. Questo disastro totale è opera tua e sarà anche peggio di così. Il tuo treno segue un orario infernale. Muoviti, il tempo non aspetta. Il cambiamento è cominciato. Il treno è perfettamente in grado di terrorizzarmi, stregatto. Trovati un altro lavoro. C'è davvero così poca speranza? Ce n'è anche meno. E se poi la paura ti paralizza, siamo perduti. Vabbè. Denti, denti! Alice fuma e non fa troppo bene, eh? Anche un viaggio di 1000 chilometri inizia con un passo. Una bascula del ponte di Londra potrebbe far finire il viaggio. Vuoi un fallimento per epitaffio? Speravo fossi più coraggiosa. Troppo facile sconfiggermi. Specie di imbarnati. Quel piano vaporoso sembra solo fragile e inconsistente come la tua fiducia. Ti sosterrà. Fidati di me. Altro.
carini. Bottiglia. Crolla tutto. Cos'è? Cannone Teira. Appena ottenute dall'industria del cappello matto il cannone Teira, mai visto prima. Tappo per lo scarico automatico da vapore. Quadrante di misurazione e pressione. Spara devastanti granate al tè. Preparamento esplosivo, sarà una bomba. Il mouse, ecco. Mira e scappare. Stavo scappando. È impossibile.
quella ce l'abbiamo fatta. Crashava il gioco in maniera incredibile, crashava tutto, quindi sto rifacendo il pezzo che poi inserirò nel capitolo 12 per farvi vedere dove si trova la sta camera razza che avevo perso quando avevo giocato il gioco la prima volta. Se quel montaggio con i pezzi già fatti non mi piaceva, ho deciso di rifare questo pezzo del capitolo 3. Sono devastata. Guarda cosa è diventata la mia bella valle. Tutto cambia nella pienezza dei tempi, spesso non in meglio. Ovviamente lo faccio in maniera facilitata, che ho messo un vestito particolare, ho le armi al massimo, quindi il farlo così è una passeggiata. Solo per farvi vedere dove si trova quella camera, che è la camera particolare. E poi vi spiego. Anche le famiglie più stabili possono essere distrutte, signorina Liddell. Naturalmente, quindi, la rovina di una famiglia può essere la fortuna di un'altra. Proseguiamo. E lo stesso vale per chi sopravvive. Non so se mi spiego. Raggiungiamo la nostra camera, uccidendo i vari membri di questa abbraccia. Che invincibile. Ricordate la prima volta? Quando mi danno un ombrellino. Dopo aver conosciuto il cappellaio. Sono tante bestie. Adesso. Ecco. Allora. Camera radula. Vedete quel. Sconfiggere questi. Istintivamente sconfitti questi, veramente sta, vedete che questa parte, ecco, sono solidificati. Bene.
lassù. Adesso come si arriva lassù? Non lo ricordo più. Quindi facciamo il giretto anche su colpirla. Certo. Dov'è? Ecco. Porcellino. E l'ascensore compare. Eccoci qua. Allora, camaradola molto particolare. Perché è presente un bug terribile. Allora, non potete rispondere correttamente alla prima domanda, neanche alla seconda. Se non sbaglio, partite dalla terza. Io per scrupolo rispondo alla quarta. Se rispondete alla prima o alla seconda. Alla prima sicuramente, alla seconda non ho provato. Mi crasherà il gioco. E ripartite da qua. Da dentro della camera. Quindi, entriamo. Benvenuta, Alice. Ecco qualcosina per tenere le tue cervella a posto. Fai finta di essere tonta? Sì. Fai finta di essere tonta? Sì. Parlo, ma non dico ciò che penso. Fai finta di essere tonta? Yeah. Qual è quella cosa così delicata che quando la nomini... Ovviamente il silenzio. Perfetto. Noi prendiamo la nostra tinta che a me serve più a poco o niente. Però così facendo il gioco non si bugga. Non cresce. Allora, non dovrebbe. Speriamo di no. Ecco. E siamo fuori dalla camaradola. E possiamo allegramente proseguire. Senza grandi problemi. Un po' di backtracking. Torniamo al nostro buchetto. Saltelliamo da questa parte. Evitiamo di calpestare questa roba che fa male. Prendiamo i nostri denti. Proseguiamo. Qui se non sbaglio compaiono le biscatole, infatti. Quell'altro.
volta ira risolvo il problema senza grosse difficoltà. Adesso mi devo saltellare un po' di qua, un po' di là. Per arrivare a prendere. Qui c'è una bottiglia. Però andiamo a vederne. Faccio vedere tutto. Una bottiglia, come vedete. Voilà. Anche la platform di questa parte l'abbiamo fatta. Adesso un piccolo consiglio: se si tira fuori le armi, fate attenzione al prossimo combattimento, perché se perdete se doveste perdere, cosa che con i miei armamenti praticamente è impossibile, mi diverto a lasciarli sperare. Vabbè, comincereste da capo, dall'entrata dovresti sconfiggere il nuovo. Dopo la sconfitta del mostro partireste. Era potenziato, è un'arma micidiale, voglio dire. Livello più alto e più vestito, che aumenta ulteriormente il potere. Comunque siamo più o meno alla conclusione della fase dove ci ricolleghiamo con i saluti al vecchio video. Vedete il cambio repentino di vestiti. Qui la spiegazione, i saluti lascio al mio del passato. Bene, si chiude qua il 12° episodio di Alice Madness. Alla prossima, da Kiwi Game è tutto, iscrivetevi.